Bella ragazzi, come Marsec, bentornati sul mio canale. Oggi signori, siamo tornati qui con un nuovissimo video per quanto riguarda la nuova sensibilità avanzata. So che aspettate molti questo video, ma io metto un video quando capisco bene il funzionamento di certe cose nuove, anche se altri avranno già messo il video sicuramente. Ma a me non importa, perché questo è il mio canale e metto i video che voglio io e quando voglio io, sperando sempre di essere d'aiuto a qualcuno. Andiamo a vedere subitissimo questa sensibilità. Allora, io direi, io se non sbaglio l'ho cambiata. Sì, infatti, perché queste qui sono oscurate. Ora andremo a vedere anche come poterle personalizzare. Già avevo fatto un video al riguardo. Come potete vedere, qui abbiamo delle nuove e tantissime sensibilità. E oggi vi andrò a spiegare il funzionamento di tutto. Allora, prima di tutto voi sicuramente avrete la schermata così appena entrerete, se non avete già cambiate. Qui diciamo che è un po' come la vecchia. Vi mette la sensibilità sia di visuale e sia di mirino. Quella per editare e buildare. E beh, finita lì, un po' come la vecchia. Quattro cose in croce. Però se noi vogliamo essere più puntigliosi su certe sensibilità, certi movimenti eccetera, possiamo attivare quelle avanzate. Attivando quelle avanzate, queste qui sopra non ci serviranno praticamente più. Qui andiamo più nel dettaglio. Allora, qui ci dice velocità orizzontale visuale. Sarebbe la vecchia X e Y, in poche parole. Quella che vi permette di muovervi in questo modo e in questo modo qua, senza mirare. Un po' la sensibilità generale, diciamo. Fin qui avete capito cosa servono queste due. Accelerazione, rotazione, sia verticale che orizzontale. Questo è un po', se vi ricordate, la zona morta generale che c'era, che troviamo qui in fondo. Sarebbe un po' questa zona morta. Però l'hanno voluta mettere anche per quanto riguarda singolarmente ogni singola impostazione. Quindi anche qui abbiamo una zona morta, tra virgolette, chiamiamola così per capire meglio, sia dell'orizzontale sia della verticale. Accelerazione, rotazione, orizzontale e quella verticale. Più noi aumenteremo questo valore, se mettessimo ad esempio un 50%, ci metterete di più a fare i movimenti. Mentre l'accelerazione verticale è la stessa cosa. Imposta 0% per disattivare l'accelerazione. Quindi se non la volete, mettete 0%. Tempo crescita, accelerazione, rotazione. Questa è un po' che però la zona morta per quanto riguarda tutte queste caselline che abbiamo visto finora. Abbiamo messo 0,20, che ovviamente anche questo qui è la default, però volendo posso aumentare anche a 0,24. Anche qui questo è il tempo, quanto ci mette ad arrivare da una sensibilità bassa fino alla massima che avete messo voi, ovvero da 0,80 e 0,98 messe insieme. Ci metterà un po' di tempo in base a quanto la imposterete. Se ad esempio io vado a mettere 0, applico, ho un input immediato appena tocco. Quindi se io tipo faccio così, devo tirare tipo una pompata dietro, non mi so regolare perché non mi so fermare. Per avere più precisione vi consiglio di tenerla o almeno di default, o aumentarla un pelino, in modo che fate movimenti un po' più precisi. Perché se dobbiamo fare dei movimenti, ad esempio girarci subito, sì, ok che siamo più veloci così, però non sappiamo nemmeno quando fermarci se non siamo abituati. Tutto questo è abitudine, ovviamente. Voi potete mettere anche una sensibilità che va come i pazzi e poi vi sapete subito aumentare. Questa accelerazione immediata durante la costruzione, io ho deciso di lasciarla sì, perché attiva queste impostazioni per azzerare il tempo di crescita dell'accelerazione durante la modalità costruzione. La modalità costruzione raggiungerà immediatamente la velocità massima quando la levetta è completamente inclinata. Quindi noi quando siamo in modalità costruzione e andiamo subito a mettere la levetta immediatamente subito inclinata, accelera. Quindi anche qui è a discapito vostro se la volete o meno. Quindi sì vuol dire che parte a 1000 appena la levetta è tutta inclinata, no che va ancora in accelerazione. Quindi da un valore basso a un valore alto. Sensibilità mirino, questo qui, le prime due sono le classiche delle vecchie sensibilità. Ovviamente io utilizzavo 0,50 per la mira e andando a riportare i valori me li riporta un po' minori, perché sono diversi rispetto alle altre sensibilità. Avendo aggiunti dei valori ancora più alti, ovviamente non ho 0,50 ma ho di meno. Vi consiglio di tenerla bassa, quella di mira, perché con la nuova mira assistita conta molto il tracking, ovvero tenere il puntino preciso sopra al nemico per fargli entrare maggiormente i colpi. Quindi vedete voi cosa mettere, vi consiglio di tenerla bassa, non troppo, perché altrimenti non vi muoverete più quando mirerete. Potenziamento, orizzontale rotazione, accelerazione e rotazione, sarebbe entrambi, vuol dire la stessa cosa, mi sa che non ho sbagliato a scrivere. Potenziamento sta anche per accelerazione. È un po' il discorso di prima.
Anche qui, se impostate questo valore a 0%, andrete direttamente a disattivare l'accelerazione. Invece, importandolo tipo a 20 o più su, c'è un piccolo ritardo, ma di poco, in base a quanto lo imposterete. Anche qui la crescita sarebbe la generale per tutte queste caselle che abbiamo appena visto. Se qui era soltanto per una, questo qui è generale. Poi anche qui, il tempo richiesto per raggiungere la massima velocità quando la levetta del controller è completamente inclinata, mentre guardi il mirino, ovvero quando miriamo qui, non quando non miriamo. Quindi questo qui vuol dire quando noi facciamo questi movimenti col pompa, così, in verticale, anche con la R. Noi avendo la levetta completamente inclinata, vedete che accelera dopo un po', accelera, e non subito. Ripeto, questa qui è la generale per tutte queste caselle che abbiamo appena visto, per quanto riguarda la mira. Anche qui va a toccare la sensibilità visuale, ovvero quella di generale. Tempo di smorzamento visuale. Il tempo impiegato per raggiungere la velocità di rotazione visuale prevista dopo aver inclinato l'input iniziale della levetta, ovvero quando noi andremo a toccarla, non quando sarà tutto in fondo, del controller. Questo permette piccole modifiche alla visuale toccando rapidamente la levetta. Impostata a 0 secondi disattiverete lo smorzamento. Adesso vi faccio vedere se invece di 24 lo mettessimo a 0 secondi cosa succede. Che appena lo sfioro, appena lo sposto di pochettino senza mandare in fondo l'analogico, siamo già dall'altra parte del mondo con la visuale. È un po' incontrollabile, quindi vi consiglio di tenerla, se non vi sapete abituare subito, al massimo andate a scalarla piano piano. Io ho messo 0.24, che sarebbe uguale alla zona morta che vi ho mostrato prima nei comandi personalizzati. Questo è molto importante. Guarda la curva di comando. E qui andiamo a riprendere il discorso per quanto riguarda l'onda che fa con la visuale, ovvero partendo da un valore basso fino ad arrivare a un valore alto, ovvero partendo da 0,35%, da 0 a 45%, quanto tempo ci mette a raggiungere appunto da 0 a 35%, da 0 a 45%, oppure come sopra da 0 a 80%, da 0 a 98. Vi sconsiglio vivamente di mettere lineare. Perché lineare? Perché fa questo. Appena soffierete all'analogico schizza a 1000, è impossibile, è una linea dritta. Immaginatevi questa linea, ecco il valore fa, non riesco nemmeno io a controllare l'ora. Il valore fa direttamente da 0 a 80% ad esempio. È un esempio, questi numeri sono soltanto degli esempi. Non esiste, non lo fa, cioè è troppo rapido, è troppo rapido. Voi appena toccate l'analogico parte, perché è una linea dritta. Il valore della visuale fa un percorso dritto. Invece mettendo esponenziale fa una sorta di onda. Parte da 0 e arriva a 80% in un lasso di tempo. Quindi noi quando andremo a controllare l'analogico, dal momento che lo spostiamo pochissimo, va lento. Con lineare, anche spostandolo pochissimo, quest'ora eravamo già dall'altra parte con la visuale. Quindi vi consiglio di lasciare così com'è e evitare lineare, perché schizza malissimo la visuale. Intensità mira assistita, ovviamente al 100%, neanche lo so come dire. I comandi legacy, queste qui sono appunto per tornare ai comandi vecchi. Noi mettiamo sì, applica, torniamo indietro e ci sblocca qui. Voi non avete sbatti di trovare una sensibilità con queste impostazioni nuove? Non c'è problema. Mettete sì e tornate alle vecchie. Però si dice che l'ambiente assistito è un pelino un po' meno potente rispetto a tenerle avanzate. Questo è tutto da vedere. Alla fine bisogna avere anche mira su sto gioco, non è che fa solo tutta la mira assistita. Che se andate a prendere il bersaglio mentre salta, lo prendete ai fili d'erba e lui è ancora in cielo, e lì siete voi che dovete sapervi controllare. Vi andrà a copiare tutt'altro, ovvero ve le porta a come era una volta appena avete aperto il gioco col nuovo aggiornamento, che non vi troverete mai poi mai con questa sensibilità. A massimo potete fare copia impostazioni legacy. Vi va a copiare queste qui che sono bloccate in grigio, quelle vecchie. Ve le riporto semplicemente qui. Quindi o mettete legacy sì, oppure andate a copiare da precedenti, è la stessa cosa. Vi consiglio di fare copia dai precedenti e dopodiché aggiustarvi alla mira assistita qui. Se non l'avete al 100 la riportate al 100. Qui vabbè, devo ritoccarle di nuovo perché le avevo un po' abbassate ultimamente. Niente, queste qui sono le impostazioni avanzate. Vi consiglio di usare quelle avanzate perché, avendo messo un sistema di matchmaking e ranking, ovvero che troverete persone brave come voi quando aumenterete di livello eccetera, è un po' come un'arena. Più andrete avanti più troverete persone del vostro livello, quindi tryharder, che sicuramente avranno impostazioni avanzate e saranno molto più veloci in certi movimenti, in certe situazioni di voi. Quindi vi consiglio di mettere impostazioni avanzate, trovarvi la vostra sensibilità, magari partire da una sensibilità bassa, dopodiché alzarla piano piano quando vi sarete abituati. Non di fare subito i gradassi con una sensibilità velocissima che sarete lì a sclerare per un mese intero. Poi se siete persone che si abituano subito a tutto, potete direttamente mettere delle sensibilità alte. Tra l'altro hanno messo la sensibilità di costruzione che fa impressione.
perché è davvero molto molto alta. Gli ho messo 1 e 3 perché è quella simile più o meno a quella vecchia. Infatti quando ho fatto copia dei precedenti mi ha messo in automatico 1 e 3, avevo proprio azzeccata. Quindi 1 e 3 per modalità costruzione e modalità 1,3 uso. Niente che dire, io vi ho spiegato tutto quello che c'era da spiegare ovviamente. Spero che questo video vi sia stato utile, anche se è un po' troppo lunghino. Spero di avervi spiegato tutto. Alla fine, se non capite bene qualcosa che vi ho detto io, basta leggere la descrizione a destra. Basta comprendere un attimino di quello che vi vuole far intendere il gioco. Ditemi voi nei commenti se avete dei problemi. Mi raccomando, io cercherò di rispondere a tutti. Se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, mi raccomando, e volete supportarmi, lasciatemi un video, mi piace, usate il codice di supporto anche a Tori Marsi che è uno shop, così mi potete supportare. Mi raccomando, condividetelo con tutti i vostri amici, così che anche loro, se hanno dubbi, domande, eccetera, possono venire a chiedere. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.